avanzato un po' di pasta o ve la siete mangiata tutta? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui per un video speciale, un video che mi piace tantissimo, perché non sono da sola a fare questo video, ma in collaborazione con un'amica youtubers che seguo molto volentieri, Giulia del canale Teddy Factotum. Trovate il link del suo canale qui sotto nel box informazioni. È una collaborazione molto particolare perché Giulia tempo fa ha pubblicato un video con delle decorazioni fatte con la pasta e io proprio il giorno prima avevo detto: bene, domani giro il video sulle decorazioni fatte con la pasta. E intervenendo il suo video, diciamo che mi sono cascate un attimino le braccia a terra, perché quando io non vedo i video e faccio un video con un'idea simile va bene, ma se io lo vedo poi mi sento in colpa a riprodurre la stessa idea. E allora però glielo ho scritto sotto il video, ho scritto: Giulia, mi hai cippato il video, io devo farlo domani. E lei mi ha detto: a me è successa la stessa cosa con il tuo bigliettino pop-up. E allora io ho detto: sai che facciamo? Allora facciamoli, tu fai il bigliettino pop-up e io faccio la decorazione di Natale con la pasta, in maniera tale che si possa collaborare in maniera incrociata. Diciamo che collaboriamo con dei video che abbiamo già fatto, ma nello stesso tempo vi proponiamo le idee nuove. E allora io in questo video vi proporrò delle decorazioni, ma non solo delle decorazioni, una decorazione, anzi due decorazioni, un fermatovaglioli segnaposto e una card fatte con la pasta, un po' come abbiamo fatto per l'angelo dorato del Natale e un po' come abbiamo fatto per il piatto che abbiamo regalato per la festa della mamma. Vi metto qui tra le schede informazioni i link di quei video in cui abbiamo usato la pasta per lavorare. Tra l'altro l'angelo sta molto bene con queste decorazioni. Giulia, Teddy, chiamata nel web Teddy, farà invece il bigliettino pop-up che ho fatto io qualche tempo fa. Adesso, dei video di Giulia e dei video di Arte per te riguardanti questi argomenti trovate tutto nel link informazioni, e qui vi metto l'anteprima delle foto dei video di Giulia, in modo che vi venga l'acquolina in bocca creativa e possiate subito dopo aver visto questo video andare sul suo canale e guardare anche le sue idee. Bene, adesso basta parlare, naturalmente tutti i link li trovate anche qua sotto. Io mando un grande bacio a Giulia, grazie per aver accolto la mia idea in maniera così entusiasta, ed eccoci qui. Quindi basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre decorazioni, bigliettini o segnaposti con la pasta. Allora, innanzitutto vari formati di pasta. Userò le mini ruote, che sono questo formato qua, poi le mezze penne rigate. I formati rigati rendono di più in questo tipo di decorazione, ricordatevelo, e proprio per questo ho scelto anche le castellane, che sono questa specie di conchiglia molto allungata. Poi gli gnocchetti sardi, che sono invece queste conchigliette piccolissime. Poi i ditali li metto lisci, perché tanto io li userò quasi tutti in verticale, si vedrà solamente il buchino, quindi vanno bene anche lisci. E poi le conchiglie rigate formato normale. Questa è la pasta che userò io. Per il bigliettino ci occorreranno delle carte da bigliettino. Poi, come incollante, come colla, userò la pistola con la colla a caldo. Per questo genere di lavoro la Vinavil non va bene, quindi o pistola colla a caldo oppure la mitica blocca attacca tutto. Ma non vi preoccupate, se c'è Ombretta c'è sempre anche la Vinavil. La Vinavil ci servirà invece per fare i segnaposto. Un pezzettino di cartoncino rivestito con qualunque tipo di carta noi vogliamo. Potete usare un cartoncino rivestito con foderato con della carta a pois, piuttosto io ce l'ho qui con la stoffa residuo del calendario dell'avvento. Insomma, adesso poi capirete come lo useremo, quindi potrete accordarlo al vostro tovagliato nella maniera che più preferite. Nei laccetti per legare il segnaposto al tovagliolo, un dotter, ci occorrerà il laccetto per appenderle. Dovremo colorare queste decorazioni. Io ho scelto il più classico dei colori, un oro special. E sempre per i segnaposto ci occorrerà anche del glitter. Quindi cominciamo subito. Ok, presa la nostra pasta, cominciamo subito a lavorare in maniera molto semplice. Per esempio, poniamo un ditalino al centro e costruiamo tutto un fiore di conchiglioni, guardate, tutto attorno, così. Come? Prendiamo il ditalino, prendiamo la colla a caldo e
ovviamente accostiamo i conchiglioni l'uno all'altro. Attenti a non bruciarvi quando usate la colla a caldo, questa è sempre la condizio sine qua non. Mettete sul bordo e quindi al centro e attaccate il nuovo pezzo. Centro e bordo e attaccate il nuovo pezzo. Fatto questo fiorellino, continuiamo ad orpellarlo. Sulla parte intera metto un punto di colla e poi li vado ad adagiare tra un petalo e un altro del fiorellino all'insù. Ok, se a questo punto ci piace così possiamo anche lasciarlo. Se vogliamo ingrandirlo ancora un pochino, ci basterà inserire degli altri elementi decorativi tutti attorno, che possono essere o ancora gnocchetti sardi e sta così, molto a fiocco di neve, diciamo così, oppure ancora conchiglioni per rendere veramente veramente grande questo tipo di ciondolo. Ok, visto? Anche così è molto bello. Allora, per le card lasciatelo così, ok? Per fare la card. Se invece volete utilizzarlo come decorazione, vi consiglio di aggiungere un altro pezzettino. Quindi mettiamo tutto attorno gli gnocchetti sardi al centro di ogni congiunzione tra le due conchiglie, vedete? Adesso però facciamone un'altra uguale. Ok, fatte due, mettiamole da parte. Proseguiamo con un altro tipo di decorazione. Io intanto sto preparando tutti i pezzi, poi li assemblerò a seconda che siano decorazioni o segnaposti. Perché? Prendiamo una pennetta e accanto alla pennetta attacchiamo un ditale. Quindi prendiamo un'altra pennetta e accanto alla pennetta attacchiamo un altro ditale, così, visto? E adesso cominciamo a fare tutto un cerchio, sempre allo stesso modo. In mezzo a ognuna di queste penne possiamo poi alloggiare delle rotelline una accanto all'altra, in modo da far venire il giro ben tondo e ben cerchiato. Chiuso il cerchio, facciamo asciugare ben bene, togliamo gli eccessi di colla e guardate che bella, una sorta di ghirlanda tutta decorata. Poi, se voglio essere proprio rifinita, metto ancora qualche orpello e qui ci starebbe bene veramente un puntino sopra ogni rotellina, così al centro. Ok, e anche questa è fatta, guardate che bella. Io la lascerò col buco in mezzo perché mi servirà come segnaposto e al centro metterò l'iniziale con il cartoncino che avete che vi ho elencato all'inizio. Continuiamo con un terzo tipo di decorazione. Facciamo proprio una decorazione per l'albero, bella grande. Rotellina al centro e conchiglione tutto attorno. Benissimo, adesso tra un petalo e un altro attacchiamo un'altra conchiglia. Allora, adesso prendiamo gli gnocchetti sardi e sotto ogni punta attacchiamo un gnocchetto sardo messo però con la parte aperta così verso l'alto. Su ogni punta di queste appiccichiamo un ditalino messo così in verticale col buco in alto. Questa è veramente molto
molto bella. Adesso io, per coprire anche tutte queste congiunzioni, metterò tutti i ditalini tutti attorno, però questa volta non come abbiamo fatto nei fiorellini piccoli, me li metterò con la piega verso il basso, quindi con la spaccatura verso il basso. E dulcis in fundo metto un ditalino qua in piedi al centro della pasta. Voilà! Questa sarà una decorazione per l'albero veramente coi controfiocchi. Vado a fare una uguale da appiccicare dietro per renderla a tutto tondo. Benvenuti sul mio balcone, quindi ho preparato la mia pistola, l'impugnatura per bombolette, la conoscete questa? Questa serve per pigiare, guardate, vi faccio vedere, per pigiare la bomboletta senza che voi vi sporchiate le dita, fa tutto lei e vi stancate anche molto meno. Quindi agitiamo prima dell'uso e cominciamo a sparare su tutto il dorato. Ok, e adesso lasciamo asciugare il tutto, quindi una volta asciutti dovremmo fare anche il retro, eh? Noi ci vediamo ad asciugatura completata. A questo punto noi procediamo con la preparazione degli elementi che ci serviranno per costituire i vari tipi di decorazione. Come sapete, da tradizione di Arte per Te, l'iniziale che io ho scelto sicuramente è quella di Enzo. Quindi con un dotter e la colla vado a scrivere proprio con la colla una E. Imbibito tutto bene di colla, oramai ci marcio con questo imbibito, metto il glitter, quindi verso sopra un bel po' di glitter. Poi ovviamente quando sarà del tutto asciutto toglierò con un po' di, con un pennellino, le rimanenti parti. Mettiamolo da canto un attimo e adesso prepariamo la nostra card. Innanzitutto prendo il mio tappetino millimetrato e decido quanto deve essere lunga la mia card. Questo tappetino l'ho preso da Tiger, se me lo state per chiedere, Tiger, l'ho preso da Tiger. La farò larga 13 cm, quindi in totale 26. A 13 cm con un dotter facciamo la piega di centro. Mi raccomando, fatela sempre con un dotter oppure con una Bic scarica oppure col retro delle forbici. O col retro di un coltello, date la piega così, in modo che lei poi si chiuda senza ammaccarsi più di tanto. A questo punto prendiamo la nostra decorazione e decidiamo dove vogliamo metterla. Io però non voglio metterla esterna, ma voglio metterla nella parte interna, in maniera che quando la card si apra comunque rimanga decorata, perché nelle card homemade molto spesso la parte interna rimane sempre un po' sguarnita. A questo punto vedo di creare un buco sulla mia card da cui possa fuoriuscire questo decoro. Decido di utilizzare i potenti mezzi dell'ingegneria e prendo un bicchiere di carta per segnarmi la circonferenza, che a quanto pare dovrebbe proprio bastare a contenere il mio fiorellino. Quindi con una matita mi segno il contorno. Ora col mio tagliabalza tiro via il dischetto. Ho forata la nostra card, quello che avremo sarà questo. Riappiccico il cerchietto proprio nel suo alloggiamento. Voi dite, ma allora perché l'hai staccato? Così mi andava. No, scherzo, perché sta carino, guardate. Sporco il retro del cerchietto, chiudo e vado a cercare l'esatta congiunzione della mia carta. Essendo una carta decorata è molto semplice da trovare, e riattacco come se fosse una figurina, quindi apro e poi con la mia colla a caldo vado ad appiccicare il fiore sulla card. Quindi anche qui mi conviene chiudere e centrare ben bene, tac. Lasciamo asciugare e il gioco è fatto, e chi riceverà la nostra card farà
Wow! Visto che carina, potete anche fare una linetta oppure con un cordoncino a mo' di pallina di Natale. Quindi sollevo un po' il lembetto, sporco di colla il mio cordoncino, sollevo il lembetto, perfetto, taglio l'eccesso, quindi sporco un pulino con un po' di colla, così, passo dietro all'accetto in modo da sporcarlo senza bagnarlo però troppo e appiccico il laccettino sul bigliettino. E così il nostro decoro è diventata una pallina di Natale che scende giù dal nostro bigliettino. Visto? Così vengono le idee. Passiamo invece al nostro segnaposto. Vi sembrava che me lo fossi dimenticato? Assolutamente no. Quindi prendiamo la nostra decorazione forata e con un punto di colla a caldo la attacco, visto? E allora, e vado ad appiccicare. Voilà, la mia decorazione. Mi raccomando, puntate bene il centro, così. Wow, guardate cosa trovano sul loro posto i vostri commensali. Se non vi fanno una statua, proprio potete cacciarli. Quindi sul retro, che sarà decorato esattamente e bellamente come la parte davanti, metterò semplicemente un nastrino dello stesso colore del cartoncino che ho usato o della stoffa che ho usato per foderare il cartoncino e semplicemente con un punto di colla a caldo andrò ad incollare in modo poi da annodare attorno al tovagliolo del nostro commensale. Ovviamente anche questa può diventare una decorazione, basta attaccare un filino in uno dei buchi della pasta. Segnaposto fermato vaglioli fatto, ci rimane soltanto la decorazione da finire e qui ci occorre invece un pochino di cordoncino per ovviamente il laccetto. Faccio un bel cordoncino così, tolgo l'eccessivo eccesso, ne faccio due perché ho due decorazioni in questo caso. Adesso prendiamo la nostra decorazione e appaiamola più o meno. Se si appaia bene, cioè se tutti i pezzi corrispondono sul fronte retro, bene, se no con una furbata potete sfalzare leggermente e viene bellissima lo stesso, viene con questi vuoti retrostanti che stanno bene lo stesso. Voilà, metto colla a caldo, attacco pendaglio, quindi prendo l'altro e incollo leggermente sfalzato, così. Guardate che bello! Guardate che bel pendaglio per il vostro albero. E voilà, e guardate qui che medaglione pazzesco con un po' di pasta. Questo è semplicemente fatto con un po' di pasta e un po' di vernice. Queste le mie proposte per i ciondoli, per le decorazioni con la pasta. Immaginate un albero di Natale che abbia come puntale quell'angelo e come decorazione tantissimi di questi medaglioni, ma anche questi sono bellissimi, magari con i nomi degli elementi della famiglia che pendono, insomma, o con le fotine in mezzo. Sbizzarrite la vostra creatività. A me non rimane che lasciarvi alle foto e vi aspetto di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Thank you.
visto che belle le nostre decorazioni di pasta? Avete visto che bella la card? Avete visto come vengono le idee mentre si fanno le cose? Allora, queste sono le mie proposte. La mia creatività con la pasta si è sviluppata in tal senso. Forme sempre baroccheggianti e naturalmente tanto tanto oro, ma voi potete svilupparle nella maniera che più credete. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. E soprattutto, io vi aspetto, è un invito ufficiale quello che vi faccio, vi aspetto sul mio secondo canale, Ombretta, il canale di Lifestyle. Venite, lì ci si diverte un sacco a chiacchierare insieme. E soprattutto, vi aspetto anche su Due Cuori e una Cappa, il mio terzo è Ombretta, mi sto confondendo, il mio altro canale, dove si parla di cucina, e lì c'è anche Gabriele a farci compagnia con le sue simpatiche battute. Simpaticissimo. E allora, vi aspettiamo anche su Due Cuori e una Cappa, numerosi. È come se foste a casa nostra, ognuno in una stanza diversa. Occupatele tutte queste stanze, c'è tanto spazio per voi. Vi aspettiamo numerosi. Ragazzi, che dire, io sono stata felicissima di questa collaborazione incrociata. Adesso vado a guardarmi la nuova idea di Giulia, voi fate lo stesso. Guardate i video, li trovate tutti qui dove c'è la I col pallino. Cliccate lì e vi si aprirà una caterva di video. E anche qua sotto, nel box informazioni, è anche un modo per farvi vedere come una stessa idea possa prendere declinazioni completamente differenti a seconda di chi la interpreti, perché ogni creatività ha la sua impronta. Io vi do delle idee, poi voi personalizzatele sempre. Un grande bacio a Giulia, un enorme bacio a voi, e da Ombretta e da Bouclé con la pallina è tutto. Ciao, ci vediamo la prossima volta, vero amore? Buon Natale! Gli amici che si incontrano su Arte per Te, questa è Arte per Te, Arte per Te.